Presidente. Allora, abbiamo chiesto, come avete visto, di aggiungere nella considerazione della riformulazione presentata dai relatori e ovviamente d'accordo con il governo, i relatori, di aggiungere il nostro emendamento 25.167. Questo emendamento è stato presentato, tra l'altro, non solo da noi, proprio in funzione di una tragica audizione, direi, che è stata quella alla quale abbiamo assistito, è stata riportata prima dal collega di Fratelli d'Italia, che è stata quella del presidente di Assoeventi Confindustria, in rappresentanza appunto di un comparto che produce, o meglio, ha prodotto decine di miliardi di fatturato e che adesso si trova in una situazione di tale difficoltà che, se vi ricordate, abbiamo paragonato praticamente a quella post terremoto. È arrivato questo terremoto dovuto al Covid e la gran parte, se non tutte, le aziende che fanno riferimento alla filiera meeting, congressi, eventi e quindi wedding anche, si trovano sostanzialmente con un reddito passato a, passato a sfiorare lo zero. Le conseguenze non sono solo sul mercato nazionale, dalla domanda interna, ma sono anche sul mercato nazionale dovute al restringimento, la riduzione della domanda estera. Molti sono infatti i clienti esteri che compongono il fatturato che si è prodotto dal settore negli anni passati. Bene. Il disperato appello di Boccardi, presidente di Confindustria Assoeventi, in questa sala ci portava ad una richiesta diretta, senza mezzi termini, il fondo perduto per risarcire con un indennizzo appunto da terremoto il settore. Non serve il bonus vacanza, non serve il bonus matrimoni, non servono tutte le cose che abbiamo sentito dire. Serve riportare a zero i conti, soprattutto i debiti. L'impatto richiesto in audizione era di 7 miliardi circa. Saranno anche troppi 7 miliardi rispetto, oddio, ai 50 miliardi di questo decreto rilancio, che poi non si capisce perché 7 miliardi rispetto a 50 miliardi per un settore che produce così tanto siano molti questi 7 miliardi. Però, signor Presidente, mi rivolgo a lei, per il suo tramite mi rivolgo ovviamente al Governo e ai relatori. Non vi sembra che sarebbe stato più dignitoso evitare di presentare un emendamento dei relatori che riporta una cifra ridicola di 5 milioni di euro? Sapete quante sono le aziende di cui stiamo parlando? 46.000. 5 milioni diviso 46.000 sono poco più di 100 euro ad azienda di media. Quindi forse sarebbe stato più dignitoso dirci: guardate, presentiamo un ordine del giorno nel quale si impegna il governo a valutare un successivo intervento, quelle cose che non servono a niente, piuttosto che offendere la dignità di 46.000 aziende e anche un po' la nostra, di tutti intendo, e l'onestà intellettuale di chi si presenta, di chi presenta questo genere di proposte. Presidente, e ovviamente rappresentando così la questione, credo di aver anticipato qual è la posizione anche di Forza Italia su questo tipo di...